presso la sede della coalizione Centro Arcodo. Lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila bien suave. Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brode, lo baila mi hermano. Oggi abbiamo ospite l'artista Sergio Carboni, che ci sta aspettando al Bomboni in Viale Cairoli a Fano. Perrea, perrea. El chiqui chiqui dice reggaeton. Dance in Argentina, Serbia, Oregon. Give the chiqui chiqui to the little sister. With the chiqui chiqui, she's gonna like a mister. Dancing with Alonso, dancing with Gasol. Dancing with your brothers. Dancing with Bardem, dancing with Banderas. Dance with Almodóvar, dance la Macarena. Y el chiqui... Nome? Sergio. Cognome? Carboni. Età? 70. Cos'è? Residente a? A Fano. Segno zodiacale? Sagittario. Professione? Professione, ha fatto il pubblicista, l'insegnante, il pittore e poi chi più ha più ne vede. Hobby? Hobby tanti, in particolar modo lo sport, il ciclismo, la pesca e il calcio. Sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto di rifare tutto quello che ho fatto. Perché partecipa a Guarda chi c'è? Perché è una trasmissione che mi piace. Perfetto, noi allora ringraziamo Sergio Carboni per essere con noi oggi. Non c'è di che. Difficile classificarle, darle un po' una classificazione. Noi diciamo artista, però adesso ci spiegherà anche quali sono tutte le sue attività, che cosa comprende questa definizione artista. Sì, di cose ne ho fatte tante. Uscito dall'istituto d'arte, mi sono diplomato, poi ho preso l'abilitazione come insegnante, ma i primi anni non si poteva insegnare, che i posti non c'erano. Dovevo trasferirmi o a Brescia o in un'altra parte, Cantù, mi sembra che avevo vinto la cattedra. Ho preso l'abilitazione e poi l'ho lasciata, come dici te, nel cassetto. Mi sono messo a fare pubblicità, una ditta di pubblicità, una delle prime ditte a Fano, quindi avevo... i primi lavori che ho fatto a Fano erano proprio quelli della Lanterna Azzurra. Lanterna Azzurra ha fatto 36 cartelli allora, dei quali due sono andati prima a New York, al porto, quando arrivavano gli emigranti italiani, trovavano queste due. Perché? Perché c'era scritto qui l'uncinetti, non è altro che un piatto tipico fanese, il brodetto alla fanese. Chiamando con questo nome inglese, americano, tutta la gente era incuriosita e andava a mangiare il famoso uncinetto, il brodetto. Certo, è quello che poi è diventato il famoso brodetto. Dopo la Lanterna Azzurra, sempre in quel periodo... Dopo la Lanterna Azzurra io avevo uno studio via Francesco Palazzi. Dico la verità, è stato un periodo molto molto bello. Curavo più la pubblicità per il mio studio, l'immagine del mio studio, che quello dei clienti. Difatti, quando avevo uno spazio libero, subito creavo qualcosa per me. Passavo dallo striscione in mezzo alla strada, di quelli ne ho fatti tanti, per esempio l'8 marzo per la festa della donna. Eccoci, noi facciamo uno spazio. Grazie, anche sì. Che il Bonbon ci offre questo aperitivo. Molto gentile. Dicevamo, la Lanterna Azzurra è stato un momento di partenza. Andavo ancora a scuola d'arte. Siccome Vagnini era una brava persona, però i soldi allora non ce n'erano tanti. Il contratto era: te mi fai il disegno, il cartello, e io ti do da mangiare. La metà lo facciamo scontare con il pranzo, a metà ti pago. Eravamo i due, io e Giulietti, Goretti Giuliano, che ora è a Castel Sant'Elpidio e fa il modellista. E allora abbiamo durato anni e anni a fare questo lavoro qua. Arrivavamo all'una e mezzo quando uscivamo da scuola, mangiavamo, alle due andavamo nel laboratorio, poi via a casa a studiare. Quindi no, come la tela di pannello, non andava avanti. Era una vita intensa, se penso, diciamo. Sì, sì. No, poi accanto a questo lavoro di cartelli, teloni, c'era anche una sua passione per le vetrine. Lei realizzava delle vetrine. Per esprimermi meglio, io, o per la gioia o per qualcosa che non mi andava bene, io la vetrina era il mezzo mio per comunicare. Un giorno, avendo troppo lavoro ed ero solo, ho preso le due mani, l'ho immerso in un secchio di colore a tinta lavabile bianco, poi sono andato alla mattina, ho fatto le due impronte e poi scrivendo: ho solo due mani. Quella è passata la storia.
come la storia è passata un'altra che è ancora più carina. Era agosto, l'8 agosto, era agosto, dopo le ferie, ero rientrato il 27 agosto, ho trovato nella buca delle lettere una montagna di insoluti e guardo di là due montagne di avvisi di pagamento. Cosa ho fatto? Ho scritto con ulteriore conferma che l'oro tira l'oro, la vacca tira il toro e i coyote tira la carreta. Le ferie si protraggono per altri 4 giorni, quindi quella volta non ho voluto tirare la carreta, per 4 giorni davvero non ho tirato la carreta, sono stato 4 giorni proprio... Però lei con questo cartello sulla vetrina però ha vinto un premio. Difatti ha avuto il premio per la miglior vetrina del mese dalla rivista Epoca. Sono piccole cose, io ho fatto tante piccole cose, ma messe insieme ho fatto un bel bagaglio. Ok, dopo le vetrine c'è stato un altro episodio, un cartello che lei ha esposto in via Papiria. Le difficoltà per installare quel cartello non le dico. Allora, l'abbiamo installato all'ingresso dell'autostrada, alla rovescio. L'ho proposto a alcuni clienti, tutti no, per carità, nessuno ci credeva perché era un po' troppo. Allora, sai cosa facciamo? Lo faccio per lo studio mio. L'ho messo su, dopo qualche tempo mi chiama Moscele telefonicamente e mi dice: Carboni, guarda che è stata una svista o il cartello l'hai messo a rovescio? No, caro Carlo, è il mondo alla rovescio. E difatti, dopo 20 anni, il mondo l'ha rovesciato. Però questo cartello poi è finito anche sul giornale, No, ma i giornali hanno curato spesso le mie opere, tanto come nel campo di pubblicitario, nel campo artistico e sportivo, anche nello sport. Certo, infatti proprio lo sport, diciamo, riagganciandoci a quest'altra anche sua sport, passione. Ho cercato sempre la parte umoristica, perché mi facevo creare, dico la verità, io la gomma più, ma non sono capace. Mi creavano delle caricature, poi partivo con mia moglie e degli amici, andavo magari alla maratona di Roma, 7 chilometri con le caricature di Fano sempre pubblicità, e via correvo. Oppure i campionati del mondo da Bormio, con mio figlio andavo, con Alberto Tomba, poi invece con Pantani ho durato 6 anni a seguirlo tutte le tappe con la caricatura sua, la indossavo gli ultimi 7 chilometri. Gli applausi che ricevevo più che lui, è stata quella una figura, la Marchetta 1 ci credeva. Quindi lo conosceva bene anche Pantani? Caspita, mangiavamo insieme, era proprio un amico, a 2 o 3 quadri meglio ho fatto il ritratto, anche lui c'ha parecchia roba. E gli è piaciuto anche il ritratto? Purtroppo c'è un brutto ricordo dopo. Che... Di Pantani, purtroppo. Mi ha dispiaciuto quello. Certo, però a lui piaceva questa caricatura, la indossava sempre. Cioè, dicevo, Di Fano, chi è che ti vuol bene? Carboni, si ricordava l'unico Di Fano. Quindi è anche importante perché Mi ha inserito nel campo del ciclistico, perché io come ciclomatore sì, ma non conoscevo nessuno, andando le sue corse ho conosciuto tutte le persone più importanti del ciclismo, le ho conosciute tutte. Certo, poi lasciando un po' dalle caricature è passato al ritratto, ha fatto anche ritratti di personaggi famosi. Sì, ne ho fatti tanti, e ho iniziato il primo di Eugenio Montale a un anno della sua morte. E poi il Papa quando è venuto a Fano, 1000 opere che sono state distribuite ai marinai, poi tanti altri, dico solo le ultime, a Massimo Ranieri le ho consegnate 2 mesi fa a Cattolica, a Pippo Franco quando è venuto a Scele del Mare e Del Piero proprio la settimana scorsa, mio nipote e mio figlio l'hanno consegnato a Torino. Quindi ecco, sono stati gradite queste soddisfazioni. Questi ritratti. Ha iniziato magari con il suo, quello di sua moglie, di suo nipote, e poi sì, dopo sì, è passato. No, infatti, la prima è stata mia moglie. Mi ricordo appoggiata a un frigo. Dopo ho fatto tanto il nipote. C'è un'altra cosa carina che lei ha fatto, erano delle giacche realizzate da lei. Età, ma anche all'inizio quando ho iniziato a lavorare. Le prime cose le facevo per una ditta di Fano, per un negozio, Nardini, disegnavo delle cravate e disegnavo in particolar modo delle sigarette accese, ma carine, ma solo che i colori non c'erano. Dopo il primo lavaggio andavano via tutte. Allora, i primi giorni che andavano nelle sale da ballo trovavo gente che era, oh che roba bella, che... la settimana dopo tornavo, vedevo, oh, la scarpa. Non andavano i colori, ora che abbiamo i colori riesco a fare, sto tranquillo, ma allora non, purtroppo c'era la tecnica, ma non... Sì, però alla fine ho trovato la ricetta giusta per queste giacche, sì, e ne ha fatte 3 sì. particolari. Ah, sì. Una l'ha avuta Arbore, Enzo Arbore, una l'ha avuto il cantante dei Deep Purple, il chitarrista cantante dei Deep Purple, che è il nome inglese che non è. E la terza ce l'ho io, che è il primo. Eccola qua, la terza che eccola. L'ultima questa qui.
Questa la donerò al primo cantante, perché ho due figli cantanti, musicisti, allora ogni tanto portano... Ah, quindi non la tiene per ricordo? No, già l'ho indossata. È un dono, ancora da valutare, sì, per chi se lo merita, insomma. Chi se lo merita? No, più che altro chi ha la taglia. Anche questo è vero. E invece un altro episodio importante che c'è stato nella sua vita è stato il suo viaggio a Cuba. Sì, Cuba. A Cuba ci sono, avevo pure dell'aereo, a un certo momento Filippo, babbo andiamo, avevo una ragazza a Cuba, andiamo a trovare i parenti, e sono partito io e tutta la famiglia. Entrando in questa famosa bodeghita del medio, ho notato che mancavano dei disegni, tanto il lato destro e sinistro, le firme le avevano già un po' cancellate, ho chiesto il permesso per fare un murale sulla parete destra. Dopo 3 giorni mi hanno telefonato che mi hanno preparato tutto. Indovina cosa mi avevano preparato? Una scarapioli. Vabbè, i colori li ho rimediati e ho fatto qualcosina sulla parete, ho disegnato io, Filippo e Daniele. È un gran successo, la televisione che riprende, com'è, beh. Dopo qualche giorno rientro lì dentro, siccome so che in questo locale Hemingway ha scritto il famoso libro Il vecchio e il mare, ho detto guarda, non c'è un quadro di Hemingway. Ho chiesto al direttore se avevo l'apostille, mi ha dato un colore a cera, mi ricordo, sanguigna, e una tavoletta. Mi sono messo, c'ero una stampa, ho messo niente, ho bevuto qualche mojito in più che mi dava un po' di forza, alla fine è riuscito bene. Me lo lascia, no, domani glielo porto, vado a prendere la cornice e faccio dei ritocchi. Sono andato a prendere un altro colore, è venuto abbastanza bene. E me l'hanno messo nella parete centrale di questa famosa bodeghita, che fa parte del patrimonio dell'umanità. Quindi ognuno che va adesso a Cuba e si presenta come amico del pittore italiano, non Sergio Corbetta, del pittore italiano, viene offerto un mojito, quindi sentite adesso. Bene, parlando. Se vado a Cuba cerco di ricordarmi. Hanno messo, però è bello perché c'è questo suo quadro, sì, 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 esposto. No, ho messo locale. Un fano più grosso del nome mio, ho scritto fano, e il proprietario, non sapendo cosa vuol dire fano, di cosa vuol dire fano? Mia città, perché parlo spagnolo, non parlo spagnolo. No, però fano comunque uguale, sì, 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 in spagnolo. Visto che, per chiudere un po', lei ha lavorato tanto per Fano, conosce, ha fatto tante cose, quindi conosce i fanesi, come le sembrano? Io con i fanesi ci vado d'accordo, non c'è un fanese che non vado d'accordo, dai giovani, l'unica cosa, la critica che fa il fanese verso chi produce, chi fa qualcosa, quello che non fa niente del fanese è l'unico che critica, quello non lo posso accettare, altrimenti con i fanesi, tanto dai giovani, dai più grandi, più vecchi di me, perché te mi puoi trovare in discoteca, l'unico che non vuole è mio figlio, Filippo, scappa via quando mi vede in discoteca. Lei va in discoteca oppure dove va suo figlio? Mi trovi al club degli anziani di Balocchi, tutti gli ambienti, ci vado bene, mi trovo bene, quello è importante. Dicono, le dicono che partecipa a tante feste. E gli dico tutti, sì, perché divertitevi ragazzi, perché il divertimento lo dovete trovare e cercare, la disgrazia e il dolore arrivano da soli, quindi datevi da fare e infatti per questo mi trovo bene che i consigli questi sono buoni, cioè questa è un po' la filosofia di vita. È anche la filosofia di mio padre, perché mio padre non so se l'è conosciuto, Mimmo l'erborista, lui dava queste ricette qua, quella dell'amore e quella di volersi bene, tutte queste cose qua. Questo è un altro ritratto. Questo è il ritratto della mia nipotina Lisette, alla quale gli mando un grosso bacione. Lisi, un bacione da nonno. Grazie a Sergio Carboni, artista che appunto ci ha descritto un po' quelli che sono stati i suoi successi. Noi a questo punto ringraziamo anche i nostri sponsor, che sono Ottica Giorgio, Oro Ceramica e Palazzi Costruzioni. Ovviamente il ringraziamento va anche al Bonbon in Viale Cairoli a Fano, che oggi ci ha ospitato. E poi vi ricordo che potete segnalarci un personaggio apposta a @guardachicè.tv e rivedere tutte le nostre puntate sul sito www.guardachicè.tv. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes. Lo bailan los brode, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Perrea, perrea. El chiqui chiqui dice reggaetón. Dance in Argentina, Serbia, Oregón. Dice el chiqui chiqui to the little sister. With el chiqui chiqui, she's gonna like a mista. Dancing with Alonso, dancing with Gasol. Dancing with your brothers. Dancing with Bardem.